Menzioni della Giuria. Insieme ad Arca è stato deciso di istituire anche delle menzioni da parte di una giuria di esperti per, come vediamo, dare voce ed esprimere, oltre al voto del pubblico, i progetti vincitori, anche menzionare, premiare dei progetti che avessero delle particolari esempi, caratteristiche, come prestazioni tecniche, strutturali, energetiche o altro, la sostenibilità e la salubrità dell'edificio, l'impatto sociale sul territorio, l'inserimento nel contesto paesaggistico e urbano, richiamandosi a quelli che sono i criteri e i fondamenti della certificazione ARCA. Anche in questo caso le menzioni della giuria sono state assegnate per ognuna delle tre categorie del premio ARCA, quindi edifici residenziali unifamiliari, edifici residenziali plurifamiliari, edifici non residenziali. L'arco in cui gli edifici sono stati ovviamente realizzati è di 10 anni, un arco di tempo lungo in cui le tecnologie si sono modificate, cambiate, quindi abbiamo assegnato in giuria numerosi menzioni proprio per evidenziare alcuni aspetti significativi di questi edifici. Vi leggo i nomi dei componenti della giuria per trasparenza anche. C'è la dottoressa Monica Carotta, direttore dell'area attrazione e location manager di Trentino Sviluppo, l'architetto Luca De Vigili dell'agenzia Casa Clima, il professor Antonio Frattari, docente al DICAM dell'Università di Trento, io stesso, Ferdinando Gottardo, come direttore della rivista Legno Architettura, e l'ingegner Stefano Menapace, ideatore della certificazione ARCA. La giuria ha eletto me come presidente, vi ringrazio per l'onore, fra l'altro, e il piacere di essere qui oggi a dirigere, diciamo, la premiazione, e passerei ovviamente a quelle che sono le menzioni, ricordando che abbiamo menzionato questi appunto per questi esempi significativi di edifici. Iniziamo dalla categoria edifici residenziali unifamiliari. In questo caso sono state assegnate 3 menzioni e chiamo sul palco l'architetto Luca De Vigili dell'agenzia Casa Clima ad assegnare le 3 menzioni. Parto con la prima menzione, leggerò il giudizio, la menzione, le motivazioni della giuria per ogni menzione. L'edificio premiato, in questo caso il primo, è Casa Giella, sotto il Monte San Giovanni, in provincia di Bergamo. Invito sul palco l'ingegner Paolo Veggetti del team di progetto. Do lettura della menzione condivisa con la giuria. Un edificio dal significativo connubio tra efficienza energetica e qualità architettonica e che inoltre dimostra un intelligente utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili unitamente alla gestione degli impianti attraverso la building automation. Grazie a Paolo Veggetti.